A chi Messina ha consegnato la sua memoria, a chi sono i personaggi ai quali sono state intitolate le strade della città e perché? Seguiteci in questo affascinante percorso urbano per scoprire fatti, vicende, personaggi, storie, avvenimenti, miti e leggende raccontate nelle vie cittadine. Bentrovati, oggi siamo in Via dei Templari, una via di piccole dimensioni che si trova a monte della via 24 Maggio, la trafficata via del centro che corre anche alle spalle dell'attuale città metropolitana, ex provincia regionale di Messina. Via dei Templari, perché Messina è una via intitolata a questi cavalieri, la loro storia in bilico anche tra leggende, eventi fantasiosi, qualche volta Messina ha legato la sua storia anche a loro, ai Templari. A spiegarci cosa lega Messina ai Cavalieri Templari, a questa storia così antica, anche stavolta ovviamente l'architetto Nino Principato. L'Ordine dei Cavalieri Templari era un ordine monastico cavalleresco che nasce fra il 1118, il 1119 e il 1120 in Terra Santa ad opera di due cavalieri della Champagne e della Piccardia in Francia, Hugues de Payne e Geoffrey de Saint-Omer. Questi cavalieri decidono di andare a Gerusalemme, nei luoghi santi, e cercare di proteggere i pellegrini che facevano sovente questo percorso per andare appunto a pregare a Gerusalemme. E si costituisce questo ordine, viene costituito sotto l'ala protettiva di Baldovino II, che era il re di Gerusalemme, e Baldovino II concede a questi primi nove cavalieri concede le stalle del Tempio di Salomone e parte della spianata del Tempio che era stato già abbattuto in precedenza, rimanevano soltanto le fondazioni. Per nove anni, pensate un po', nove cavalieri che per nove anni, la coincidenza dei numeri, scavano nelle stalle del Tempio di Salomone. Non si sa cosa troveranno, alcuni dicono che troveranno la menorah a sette braccia, che troveranno anche le tavole della legge. San Bernardo da Chiaravalle è stato il monaco cistercense che dà la regola a questi cavalieri, una regola molto ma molto rigida, pensate, non si poteva tagliare la barba, non potevano ridere, dovevano essere dei poveri cavalieri, ecco perché prendono il nome di poveri cavalieri del Tempio di Gerusalemme. Succede poi che i Cavalieri Templari abbandonano la Terra Santa e si trasferiranno un po' in tutta Europa. Monaci e combattenti contemporaneamente, i Cavalieri Templari nascono dunque in Terra Santa in un contesto di guerra tra forze cristiane e islamiche dopo che era già stata combattuta la prima crociata. Il compito iniziale del nucleo originale dell'ordine, la protezione dei pellegrini europei che venivano spesso assaliti e depredati durante i loro viaggi nei luoghi santi. Successivamente i Templari si diffusero in tutta Europa, la loro presenza sempre maggiore fu accompagnata anche da un'imponente crescita economica, nonostante gli iniziali ideali di povertà. Di questa crescita gli stati dovevano tenere conto. L'Ordine Templare si dedicò nel corso degli anni anche ad attività agricole, creando un grande sistema produttivo e attività finanziarie, gestendo i beni dei pellegrini e arrivando a costituire il più avanzato capillare sistema bancario dell'epoca. Inventarono anche quella che può essere considerata l'antenata dell'attuale carta di credito, un sistema di pagamento basato su codici che consentiva di pagare evitando il rischio di trasportare contanti. Ma come si incrociano le storie della città di Messina e dei Cavalieri Templari? I Cavalieri Templari arrivano a Messina, ecco perché c'è questa via Templari, nel 1131 e quindi la commenda che nasce a Messina è la prima ad essere stata fondata in Italia. Pensate un po', abbiamo questo primato a Messina, forse non tutti lo sanno, pochissimi lo sanno, che l'Ordine dei Cavalieri Templari, prima di diffondersi a Macchiatoli in tutta Italia, ebbe a Messina la prima fondazione. Quindi 1131 e viene fondato dove c'era la chiesa di Santa Maria Maddalena di Valle Josafat, dove oggi
dirci alla casa dello studente, così per capirci meglio. E lì staranno per circa 5-6 anni, dopodiché si sposteranno e andranno nell'attuale via 24 Maggio. Noi ci troviamo in queste vie templari che è a monte della via 24 Maggio, perché dove c'è l'oratorio della pace, da dove escono le varette, dove c'è la sede della provincia regionale, proprio lì c'era l'ecclesia di San Marco dei Cavalieri Templari e l'ospedale dei Bianchi. Importante la testimonianza dei Cavalieri Templari a Curcuraci, pochi lo sanno, ma la Madonna dei Bianchi che viene portata in processione è la Madonna proprio dei Cavalieri Templari, perché è tutta vestita di bianco, e loro erano vestiti di bianco, c'ha la croce rossa sul velo, tiene il flagello, perché erano dei monaci guerrieri che usavano anche per obbedienza e per povertà e per umiliazione flagellarsi spesso. Ma la ricchezza dei Templari, il loro potere, diventò un problema per alcune potenze del tempo. Il re di Francia, Filippo il Bello, avviò contro l'ordine una campagna diffamatoria senza precedenti, riuscendo a far aprire anche un drammatico processo iniziato nel 1307. Molti cavalieri vennero giustiziati a rogo fino alla dissoluzione definitiva nel 1312 dell'ordine, a seguito della bolla Vox in Excelso di Papa Clemente V, che sospese l'ordine in via amministrativa. Papa Clemente V non voleva creare un nuovo scisma con la corona francese e così, per evitarlo, sospese l'ordine del Tempio senza condannarlo, ma per i cavalieri comunque non ci fu scampo. L'ordine diventa ricco, diventa potente, è talmente potente che Filippo il Bello, che era il re di Francia, nel 1305 inizia una campagna diffamatoria, ma soprattutto un processo contro i Cavalieri Templari. Lui era il maggiore debitore dei Cavalieri Templari, perché aveva avuto dei prestiti abbastanza consistenti. E quindi si scena questo processo, questa persecuzione dei Cavalieri Templari, che vengono accusati di blasfemia, di sputare al crocifisso, di adorare un idolo che si chiamava Baphomet, tutte accuse false. Però Clemente V, che era l'antipapa, quello che sposterà il papato da Roma ad Avignone, Bertrand de Goth, nel 1305, nello stesso periodo in cui c'è questa prima inquisizione, dispone la sospensione dell'ordine dei Cavalieri Templari, e quindi i cavalieri vanno a finire sul rogo. Nel 1314 Jacques de Molay, che è l'ultimo cavaliere dell'ordine dei Templari, sale al rogo nell'Île de France, esattamente davanti alla cattedrale. Un'ultima curiosità: i Cavalieri Templari sono quelli che hanno scoperto l'America prima ancora di Cristoforo Colombo. Capisco che dirò una cosa che sconvolgerà tutti, però nel 1486, quindi siamo prima del 1492, quando sarà scoperta l'America, 1486, a Rosslyn, ci troviamo in Scozia, c'è una chiesa famosissima, conosciuta, è una chiesa dei Cavalieri Templari, fondata nel 1486. Bene, in questa chiesa all'interno sono raffigurati il mais indiano e il cactus di aloe. Quindi sia il mais indiano che il cactus di aloe, prima del 1492, quando ci fu la scoperta dell'America, erano sconosciute, perché erano, appunto, si trovavano nelle Indie. E quindi ciò dimostra che i Cavalieri Templari conoscevano già quella che chiamavano loro America con la K. E difatti fra i primi sigilli dei Cavalieri Templari c'è anche un amerindio, quindi un guerriero indiano con tanto praticamente di copricapo a piume. Questa è una cosa veramente curiosa, però la cosa che veramente sorprende è che in tutta Italia la prima Domus Templare fu fondata a Messina nel 1131. Una storia che risale dunque al XII secolo e che ha attraversato anche Messina, città che ha visto eventi importanti nella sua lunga storia. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime puntate delle Vie della Storia.